Un saluto a tutti cari amici, benvenuti sul mio canale. Stasera andiamo a analizzare una partita che ho vinto contro un bot livello 2000 su chess.com. La andiamo a analizzare sull'ICS perché chess.com non dà la possibilità di rianalizzare le partite effettuate contro i bot. Quindi la partita è iniziata con E4, l'avversario risponde con C5, una siciliana. Noi giochiamo cavallo F3 e il nostro avversario opta per una siciliana aperta, quindi facendo D6. A questo punto apriamo subito il centro, quindi con D4. L'avversario cattura, riprendiamo di cavallo. Il nostro avversario a questo punto sceglie di sviluppare i pezzi e lo fa sviluppando il cavallo in F6. Noi continuiamo lo sviluppo con cavallo in C3. A questo punto l'avversario sviluppa il quarto cavallo, catturarlo adesso sarebbe una perdita di tempo, quindi ne approfittiamo per sviluppare un ulteriore pezzo, cioè l'alfiere Camposcuro lo sviluppiamo in E3. A questo punto l'avversario diciamo spinge il pedone di re e quindi noi diciamo per non perdere un tempo sul cavallo decidiamo di cambiare i due cavalli e sviluppare poi un alfiere. L'alfiere lo sviluppiamo in E2. Qua diciamo che è vero che le case cioè la casa migliore sarebbe stata probabilmente C4, però avevo paura che della spinta, quindi ho preferito sviluppare l'alfiere Campochiaro in E2. A questo punto il nostro avversario commette forse una piccola imprecisione. E infatti questo mi dà vantaggio già da meno 0.2, mi dà vantaggio a più 0.1 perché l'avversario fondamentalmente commette un'imprecisione, perde tempo nello sviluppare pezzi, forse voleva fianchettare poi l'alfiere per arroccare, in ogni caso è una perdita di tempo, quindi io ne approfitto per arroccare e a questo punto l'avversario sceglie di sviluppare il suo alfiere Campochiaro e lo sviluppa in E6. A questo punto io apro la posizione diciamo dell'arrocco con la spinta in F4 perché poi avevo come diciamo intenzione di spingere, di guadagnare un tempo sull'alfiere e cominciare poi ad attaccare sul lato di re. A questo punto l'avversario invece di fianchettare l'alfiere lo posiziona in H6 e io creo la batteria di donna e alfiere sulla colonna del suo alfiere Camposcuro. A questo punto lui arrocca e io qui invece di cambiare decido di guadagnare un tempo sull'alfiere Campochiaro tenendo bene a mente anche che lui deve guardarsi bene anche dall'attacco in batteria sull'alfiere in H6, quindi lui cattura con scacco, ricattura e a questo punto è costretto a o catturare rovinandosi l'arrocco oppure spostare l'alfiere. Opta per la seconda opzione, quindi alfiere in D7 e a questo punto io posiziono la donna a inchiodare il cavallo sulla sua donna, ma questa è un'inchiodatura relativa. Però qual è l'obiettivo? L'obiettivo era quello di aprire la colonna F e creare poi un doppio attacco sul cavallo, se ne rende conto, quindi va a difendere con un secondo pezzo, cioè il cavallo, e a questo punto noi catturiamo, apriamo la colonna, lui ricattura a difendere ancora il cavallo con un ulteriore pezzo, che è la sua torre, e a questo punto qua c'era un bivio, dovevo cercare la mossa migliore. Non probabilmente sarebbe stata qua il motore consigliava di riportare la donna su colonna aperta, di mettere in gioco la colonna A e la torre sulla colonna A. A questo punto io invece scelgo, sfruttando la inchiodatura, diciamo, sul re da parte della donna del pedone G e quindi faccio una spinta in H4. Questa viene considerata come errore. Però avevo in mente di non giocare una partita di contenimento, di difesa, e quindi a questo punto lui posiziona la torre su colonna B aperta e io proseguo nel mio piano. Anche qui avrebbe potuto cambiare
e prendere con il cavallo, però a questo punto sarebbe seguita forse la cattura di alfiere a mantenere l'inchiodatura, forse non avrebbe portato a nulla, invece il nostro avversario decide di dare scacco di donna. A questo punto io sposto il re e lui entra, diciamo, in seconda colonna con la torre, con la regina, scusate. A questo punto io intravedo qui la possibilità di entrare a mia volta e a questo punto decido di allontanare il re dalla difesa del cavallo per andare a catturare un pezzo, cioè il suo cavallo. E quindi diamo scacco, il re si sposta e catturiamo. A questo punto è vero che io lascio in difesa la mia torre, ma è altrettanto vero che se riesco a portare la donna su in E7, il matto diventa imparabile. E a questo punto il nostro avversario cattura con scacco. Avversario, aspettate che qua mi è uscito l'avviso, quindi cattura con scacco. Eccoci qua, cattura con scacco. Sposto il re e a questo punto sono io a catturare la torre. E dopo aver ricatturato la casella E7 si è liberata. A questo punto il motore probabilmente si accorge che il matto diventa imparabile, anche il computer, vedete, porta matto imparabile in 4 mosse e quindi decide di sacrificare la donna, donna che viene catturata, e qui ci sono tutta una serie di mosse che servono solo a rallentare l'agonia e il matto a questo punto diventa imparabile. Io spero che questa partita vi sia piaciuta. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta. Vi ricordo che comunque era un elo di 2000 punti, quindi non proprio uno dei primi bot. E fatemi sapere se vi possono interessare partite del genere. Vi lascio una buona serata, un saluto a tutti.